dalla vita di Thomas Hobbes. 1588. La grande armada tentò lo sbarco in Gran Bretagna, ma una tempesta disastrosa distrusse le navi spagnole. Hobbes, che nacque in quell'anno, usava dire di aver per gemello la paura, che avrà in effetti una parte importante nella sua filosofia. Infatti, in quell'anno, sua madre partorì prima del tempo per uno spavento e Thomas nacque dunque prematuro. Nella paura di Hobbes si potrebbero riflettere antiche leggende e profezie, secondo cui, dopo un duello terrificante, Demon avrebbe distrutto Leviathan. O comunque, i due mostri si sarebbero massacrati a vicenda. Sappiamo tutti come andò la storia, non è vero? Non est super terram potestas quae comparetur ei. Essa non ha paura di nessuno, guarda tutti dall'alto ed è la regina di tutti i figli dell'orgoglio. Ipse, pavor, est rex super universus filios supervi. I brani proposti nell'evento di stasera sono disponibili, fra gli altri, nella recente fatica discografica dell'ensemble dal titolo Holzweger, posto questa sera in vendita presso la gentile signora del bar, che noi ringraziamo per averci seguito ieri sera e questa sera. Facciamo un bel applauso. Sono in vendita al costo di 10 euro l'uno. Un eventuale acquisto del CD vi consentirà l'analisi dell'opera comodamente a casa vostra e con calma, su un qualunque impianto di riproduzione sonora dotato di lettore compact disc. Signore, tipologie sessuali non convenzionali e signori, a voi pavento sprobabile, eseguono i Sado. Thank you.
25 febbraio 1866, è rimasto sempre lontano dall'insegnamento universitario. Messo comunque al riparo dalle necessità materiali, da un ingente patrimonio personale, egli ha svolto come libero scrittore un'ininterrotta e intensa attività nei più svariati campi della filosofia, della storia, della letteratura e dell'erudizione. Ma questa sera è di denaro che si parla. Ah, se potessi avere 1.000 lire al mese. Così cantava la nonna, con i capelli raccolti sopra la testa e lo scialle fatto a mano. Gran donna. Non aveva potuto frequentare l'università, perché allora le donne dovevano imparare ad accudire la casa, a gestire le relazioni, il canto, la musica, il bontone del giardinaggio, e tutto questo nei ritagli di tempo offerti dalla vita casalinga. E pavori di Mazzi, 1.000 lire al mese. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene indispensabile la a fianco protezione del proprio cortometraggio dal titolo 1.000 lire sempre. Thank you.
Basso, basso, basso.
Cioè, bacio, me lo chiede a me, io non suono neanche il campanello. Scrisse Wittgenstein in un efficace aforisma culinario dei suoi pensieri diversi che l'uva passa può anche essere quanto vi è di meglio in una torta, ma un cartocciolo di uvetta non è migliore di una torta, e chi ce ne offre un cartoccio pieno non per questo sarà in grado di cucinarsi una torta e tantomeno di fare qualcosa di meglio. Di qui la nausea del filosofo, come ci insegnerà il fortunato romanzo di Sartre, che oppone al mondo vischioso, molle e dolciastro dell'esistenza, la durezza della coscienza, la sua croccante semplicità. La culinaria non mira solo al piacere del corpo e procede per tentativi alla ricerca del godimento dell'anima. Essa è paragonabile, quindi, a tutta una serie di pseudo-arti, come la ginnastica, la cosmetica e soprattutto la retorica. A questo punto azzardiamo postulare un interscambio metaforico del tipo cibo-cibo. Il brano che i Sado sono in procinto di eseguire, intitolato Engasa Leapirt, tratta giusto appunto di questa tematica. Allora. Thank you.
Grazie a tutti, grazie a Raffaello, grazie a Loris.